Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi sono tornato su Splatoon per delle nuove mischie mollusche con voi. Oggi ragazzi è martedì 2 febbraio e come promesso sono le ore 18:30 e sono online sul secondo profilo, pronto a giocare delle nuove partite con voi. Ho appena terminato le mischie mollusche sul primo profilo, adesso giocherò un'altra mezz'oretta con voi. Vado a prepararmi e ci vediamo nella prima partita di oggi. Perfetto ragazzi, eccoci qua nella prima partita di oggi. Iniziamo nella mappa periferia urbana. Come sempre iniziamo con una bella mischia mollusca. Siamo 4 contro 4. Ho preso il rullo ragazzi. Ok, partiamo subito all'attacco. Veloci come il vento, veloci come il vento. Dai che questa qua la portiamo a casa. Me lo sento. Perfetto, dirigiamoci al centro mappa. Vedo già gli azzurri che stanno arrivando. Vai che coloro tutta sta zona. Mi stanno già sparando addosso. Dov'è? Ah, caspita, era dietro di me. C'era Destroyer che mi stava inseguendo. Pensavo fosse davanti, invece mi ha colpito alle spalle. Attenzione che qua gli azzurri hanno già colorato. Allora direi subito di togliere l'azzurro da qua. Hanno probabilmente utilizzato un razzo. Perfetto. Guardate come dipingiamo bene. E voilà. Ok ragazzi, proseguiamo. Come sempre ogni due partite private uscirò dalla lobby privata per poi rientrare subito, così tutti quelli collegati stasera avranno l'opportunità di sfidarmi. Coloriamo tutta questa zona che è ancora neutra, senza magari incastrarci nei pali. Caspita però, sto colore finisce in fretta, eh. Ok, ho sbloccato anche il Kraken, quindi in caso di emergenza tipo ora lo utilizzerò. E ho splattato Destroyer perché il suo Kraken oramai aveva terminato l'effetto. Attenzione che mi stanno inseguendo. Dai che lo prendo. Caspita, l'ho preso. Però probabilmente è a più protezione di me. Niente, Dadolino 03 mi ha colpito. Tanto c'è Domi che sta colorando qua la nostra base. Perfetto, andiamo al centro della mappa. Ok, non c'era nessuno. Aspettate che difendo l'arrivo del mio compagno di squadra. Ok, mettiamo un'altra colorata qua. Dai che sblocco un altro Kraken. Perfetto, non vedo azzurro in zona. Forse ce n'è uno lì sopra. Sono lì. Ne ho visto uno qua. Attenzione. Che caspita, avevo finito di nuovo l'inchiostro. Dadolino mi ha colpito da 1,5 km, ragazzi. Mi ha colpito da 1,5 km. Tanto manca un minuto alla fine. Per il momento stiamo dominando, come potete vedere. Attenzione che c'è Dadolino. E chi è questo qua? Leon. Con lo Splatling a Tanica DX mi ha colpito lui. Niente da fare. Attenzione a questo tornado azzurro. Ricoloriamo subito la zona. Più che altro con questi tornado ci fanno perdere tempo. Ci fanno perdere un sacco di tempo. Ok, zona ricolorata. Possiamo proseguire. Però direi di attaccarli visto che ci stanno schiacciando. Dai ragazzi, tanto non c'è nessuno nella loro base. Io mi dirigo dalla loro parte, veloce come il vento, dai che li freghiamo così. Perfetto. Op! Voilà. Ok, sta arrivando anche un mio compagno di squadra, ottimo. Finito l'inchiostro, attenzione un Kraken, dai che non mi prende. Ok, non mi ha preso. Vediamo chi la porta a casa. Forse la mia manovra è servita a qualcosa. 41 a 38, fantastico ragazzi, ottima mossa. Ho fatto bene andare vicino alla base azzurra, se no ci avrebbero fregati. Intanto era crashato salvo, quindi eravamo 4 contro 3. Perfetto ragazzi, seconda partita di oggi, giochiamo nella miniera dorata. Perfetto. Ok, giochiamo di nuovo con quell'azzurro fantastico che hanno aggiunto probabilmente recentemente. Perfetto. Portiamo a casa anche questa qua, speriamo di giocarla però 4 contro 4 questa volta. Allora io coloro da qua sopra così sblocco la bolla di protezione. Perfetto, vedo già gli arancioni là in fondo che si stanno avvicinando. Ok, ho la bolla di protezione attivata, vediamo se becco qualcuno. Non c'è nessuno, attenzione che c'è un rullo. Non mi hai preso Destroyer, non mi hai preso perché sono riuscito ad attivare in tempo la bolla e poi mi hanno colpito alle spalle. Chi è? Dadolino 03. È riuscito a colpirmi col Blaster Lunar proprio nel momento in cui era terminato l'effetto della bolla.
Ah, ma adesso mi vendico, adesso mi vendico. Attenzione, 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 attenzione. Ecco, lo sapevo che mi prendeva. C'era Fede con il Turbinator. Poi è stato splattato pure lui. Ok, allora si riparte per l'ennesima volta verso il centro della mappa. Per il momento stiamo dominando noi azzurri, però non dobbiamo mollare. Ok, sono qua con i miei compagni di squadra. Dai che lo prendiamo. E vabbè, oramai ero in una forbice. Se non mi splattava Fede mi prendeva comunque il Kraken, quindi niente da fare. Ok, via. Coloriamo qua i cingolati. Perfetto. Arriva, arriva, arriva. Preso. Ho splattato Destroyer di nuovo. Attenzione al cecchino, attenzione al cecchino. Non mi prenderai, non mi prenderai, non mi prenderai. Haha, sono qua dietro. Non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi. Attenzione al rullo. Mi ha preso il rullo invece. Mi ha preso Destroyer, che si è vendicato. Intanto Splat Domi che sta colorando la nostra base. Perfetto, procediamo. Andiamo da questa parte. Attenzione magari alla PC bomba, a non finirci sopra. Ok, attenzione al cecchino di nuovo. Attenzione al cecchino. Ok, è lì, è lì, è lì, è lì, è lì, è lì. Sta caricando. Perfetto, dai che è sceso. Probabilmente è sceso, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Attenzione che mi stanno sparando alle spalle. Io me ne vado, e io me ne vado. Chi è che mi sta inseguendo? Il cecchino, è lui, è lui, è lui. Ah, scappi, scappi, avevi paura, Ok, niente da fare. Ok, bolla caricata di nuovo. Sta arrivando Destroyer. Prendimi, prendimi, prendimi. Ah, un altro è scappato via. No, 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 no. Ok, ho splattato Destroyer. Poi Fede mi ha splattato. Erano in tre addirittura che mi stavano caricando. 20 secondi alla fine. Siamo sempre in testa per il momento. Dai ragazzi, resistiamo che non manca più molto. Perfetto, perfetto, perfetto. Saliamo qua sopra. Ok, c'è uno di loro. Mi hanno splattato saltandomi in testa. Dadolino mi ha schiacciato saltandomi in testa. Mi ha tipo schiacciato come un pulsante. Va bene, partita terminata. Vediamo chi la porta a casa. Siamo lì, siamo lì. Forse noi azzurri però, vediamo. 49-31, fantastico ragazzi. Bellissima vittoria. Beh, che siamo stati sempre in testa durante questa partita. Ottimo lavoro di squadra. Perfetto ragazzi, nuovo match, modalità torre mobile. Come avete visto sono uscito e rientrato dalla lobby, come vi avevo già annunciato nell'intro. Così altre persone sono potute entrare per provare a giocare con me. Attenzione, sono velocissimo con questo pennello. Sono più veloce di Flash, guardate che velocità. Ok, 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 dai che sono già arrivato alla torre. Attenzione, la conquisto io per primo. La conquisto io per primo. Attenzione al cecchino. Attenzione al cecchino. Vuole prendermi tantissimo. Vuole prendermi e mi ha preso. Però non mi ha preso il cecchino. Mi ha preso Simo con il blaster a distanza CM, che è un'arma potentissima se utilizzata molto molto bene. Facciamo un super salto. Andiamo a riconquistare la torre, che intanto è qua al centro. Attenzione che però sono da solo. E infatti Fede stavolta mi ha preso lui. Avere un cecchino in questa modalità su questa mappa è un'ottima cosa. Addirittura ci buttano delle bombe qua davanti. Ok, attenzione che ci stanno schiacciando. Sono loro per il momento in vantaggio. Attenzione. Ok, l'hanno preso. Mamma mia che casino. Mamma mia che casino. Mi ha preso Leon questa volta. 4 minuti alla fine. È durissima però, è durissima. Perché i verdi sono meglio organizzati. Dobbiamo fermarli però. Dai che li colpisco. Sono salito sulla torre. Dai dai dai. Ok, ho splattato Simo e ho bloccato la torre. Fantastico. Però intanto l'hanno già riconquistata. Attenzione che i verdi si stanno avvicinando pericolosamente alla vittoria. Addirittura ci pressano qua. Io mi butto giù e mi hanno preso pure al volo. Niente da fare, mi hanno preso al volo. La torre per il momento è tornata indietro. Però è tornata indietro. Attenzione, possiamo ancora vincere questo match. Andiamo a recuperarla. Giochiamo di squadra. Io passo però. Vabbè, passiamo di qua. Lì posso passare? No, però mi sembrava che ci fosse qualcuno. Vabbè, saliamo qua. Attenzione al verde che ci danneggia. Ok, così possiamo salire. C'è qualcuno qua? Sì, sì, c'è qualcuno. E infatti sono cascato giù. Ah, ma adesso lo vado a prendere. Adesso lo vado a prendere. Sapevo che c'era qualcuno lì. Perfetto, non c'è più nessuno.
Ah, sono cascato giù. Sono cascato giù. C'è un verde. Buonanotte. Era un Kraken addirittura. Non ho potuto fare nulla. È dura, ragazzi. È veramente dura. Sembrerebbero più attrezzati loro. Intanto la torre è già di nuovo qua. Vado sopra io. Fantastico. Sono cascato come una pera cotta. Pensavo di riuscire a rimanere sulla torre, che intanto è tornata di nuovo là al centro. I verdi però l'hanno subito ripresa in mano. Dai che li splatto, dai che li splatto. Non ne ho preso neanche uno. No, non ci credo, non ne ho preso neanche uno. Incredibile. Incredibile, signori. Neanche uno. Ah, pensavo di fare più danni con questo pennello. Pensavo di fare più danni. Dai. Sì, ne ho preso uno. Fantastico, fantastico. Poi anch'io sono stato splattato. Probabilmente ci siamo presi a vicenda, come sempre. Altro super salto, però non mio, di Francesco. Me ne vado di qua. Attenzione. C'era il cecchino. C'è Fede che ci sta facendo il mazzo con quel cecchino. Ok, abbiamo riconquistato la torre. Esplosa un'altra bomba qua davanti. Ok, ricoloriamo sta zona. E vabbè, però, caspita, non è neanche il tempo di uscire dalla zona nostra di spawn. Niente, col Kraken ci stanno massacrando. Dai che magari gli impediamo almeno di arrivare alla casa base. Ho preso qualcuno lì. No, si sono splattati a vicenda. Attenzione, attenzione. Attenzione. Caspita, stavo per girare l'angolo e ho riuscito a prendermi lo stesso. Niente, mi sa che l'ha portata a casa loro, ragazzi. I verdi erano meglio organizzati in questa partita. Infatti, KO. L'hanno portata a casa loro. Vabbè, andiamo a vedere un attimo le statistiche di gioco. Però mi sa che saranno tragiche. Ne ho splattati due e sono stato splattato 12 volte. Perfetto, signori, nuovo match. Modalità zona splat nel molo mollusco. Stavolta cerchiamo di portarla a casa. Perfetto, squadre caricate. E si parte, signori. Si parte all'attacco. Via, 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 veloci come il vento. Venite, miei prodi. Andiamo subito a conquistare la zona splat. Perfetto. Ok, ma dov'è la zona splat? Ah, ma è dall'altra parte. Ho sbagliato strada, ragazzi. Ho sbagliato strada. E il cecchino però non ha sbagliato. Mi ha preso al volo addirittura. C'è Dadolino che sta marcando lì la zona. È dura, ragazzi, è dura. Ok, addirittura sono già venuti qua sotto a colorare. Ok, ho preso Super Manux che era lì che girava. Dai che lo prendo. E niente da fare però, niente da fare. Fede mi ha colpito senza pietà. Ok, attenzione che però i blu hanno sempre in mano loro la zona splat. Non si riesce a passare, non si riesce a passare. Sono già a metà timer. Dai, caspita, non sono riuscito a splattarlo. L'ho colpito ma non l'ho splattato. Ok, Fede è rimasto splattato però a causa di una PC bomba lanciata da qualcuno dei miei. Ok, però se continuano così no, la portano a casa loro. Non stiamo giocando da grande squadra. Non stiamo giocando da grande squadra. E vabbè, neanche il tempo di scendere da qua. Super Manux è cascato giù nell'acqua. Mancano pochissimi secondi. Ok, siamo riusciti finalmente a bloccare il timer nemico. E vai, gli abbiamo dato un più 72. Grandi, ragazzi. Dai, 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 che adesso ribaltiamo il match. Ok, io me ne vado qua sotto. Attenzione che i blu attaccheranno. E non ho visto la PC bomba però. Non ho visto la PC bomba di Fede. Ok, attenzione, hanno fermato il timer. Facciamolo ripartire, ragazzi. Facciamolo ripartire, grandi ragazzi. Ottimo, ottimo, ottimo. Dai che ribaltiamo il match. Dai che ribaltiamo il match. E butto una PC bomba a caso. Non ho colpito nessuno. Io mi nascondo qua in mezzo. Attenzione, un Kraken. E io me ne vado. E io me ne vado. Ok, diamo una ricolorata qua. Attenzione che mi attaccano alle spalle. E vabbè, Fede mi ha preso di nuovo. Ok, ha pure attivato il Turbinator. Attenzione che hanno attivato il timer loro. Caspita, mancavano 40 punti. Sono tutti lì sotto. Sono tutti lì sotto. Niente da fare. Dai che ne prendo uno. Dai che ne prendo uno. Ok, ho preso Super Manux. E poi sono stato splattato da Leon, che sta facendo il camper in quella zona per impedirci di passare. Dai, Domi, su, dobbiamo muoverci. Caspita, hanno quasi azzerato il timer in più. Ok, hanno fatto sloggiare. Che caspita. Des mi ha preso da un chilometro di distanza con quella bomba. Niente, comunque avevamo fatto sloggiare Leon, che ci ha rallentati un attimo.
Attenzione che c'è uno dei loro e non ho neanche il tempo di splattarlo. Niente, la portano a casa loro. Beh, che sono stati davanti tutto il match, non siamo riusciti mai a contrastarli. E vabbè, è andata così. Speriamo di rifarci nella prossima partita. È dura, ragazzi, è dura, veramente dura. Vediamo com'è andata. Poche kill, tante morti. Perfetto, ragazzi, altra mischia mollusca. Qui dobbiamo assolutamente vincere. Siamo nella pista Polpo Skate. Fantastico. Azzurri contro rosa. Perfetto, si parte, ragazzi. Dai che qui dobbiamo vendicarci per la sconfitta di prima. Possiamo farcela. Ho preso lo sparacolore recluta, così ho anche la bolla di protezione. Dai che ce n'è uno lì, che lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo. Sì, l'ho preso, fantastico. Ho splattato Super Manux. Ok, non c'era... c'era qualcuno che mi stava inseguendo? No, probabilmente no. Ok, ho Dadolino 03 che mi sta seguendo. Attenzione, che sono finito sotto il rullo di Super Manux, che si è subito vendicato. Ok, si riparte. Allora, diamo una colorata qua davanti, poi procediamo. Perfetto. Ok. Ok. Ottimo, ottimo, ottimo. Ho colorato tutte le rampe. Perfetto. Andiamo sopra la torre. Sono il re della torre, ragazzi. Perfetto. Qui sotto non c'è nessuno. Ok, mi ci butto. Ok, ottimo lavoro. Bolla caricata. Però, ragazzi, stiamo dominando un po' troppo. Secondo me dall'altra parte è crashato qualcuno, eh. Allora, qui c'è sicuramente qualcuno. Infatti ho attivato la bolla. Ok, attenzione alle spalle. Infatti, appena mi sono girato, Super Manux ne ha approfittato. Però, secondo me, comunque, è crashato qualcuno, perché stiamo veramente dominando tantissimo. Beh, dopo la sconfitta di prima ci sta. Però, secondo me, siamo superiori numericamente in questo momento. Perché di solito, a meno che gli avversari non siano scarsissimi, ma voi, ragazzi, ormai vi conosco troppo bene, non siete scarsi. Anzi, talvolta mi fate il mazzo. Raramente capita che 4 contro 4 ci sia un vantaggio del genere da parte di una delle due squadre. Attenzione qua. Ok, c'è un Kraken nostro. No, no, è crashato qualcuno, ne sono sicuro. Adesso poi a fine partita guardiamo le statistiche di gioco. Attenzione, 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 attenzione. Chi è, chi è, chi è? Era Splat Domi. Infatti per il momento ho beccato solo lui per la prima volta dopo 3 minuti di gioco e Super Manux 2 volte. Non ho beccato nessun altro. Va bene, tiriamo via tutto il rosa. Dai che stavolta facciamo il record. Dai che stavolta facciamo il record. Ok, tira via tutto questo rosa. Dai, 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 che facciamo un macello stavolta. Facciamo un macello. C'è tutta la mappa oramai praticamente azzurra. Solo la zona davanti allo spawn rosa dobbiamo ancora colorare. Per il resto abbiamo colorato tutto quello che c'era. Dai, tiriamo via tutto il rosa che possiamo. Ok, 15 secondi alla fine. 10. Manca pochissimo. Attenzione a non farsi splattare proprio ora. E mi ha splattato. Però mi sa che l'ho preso con la bomba. Mi sa che l'ho preso con la bomba. C'è Dadolino addirittura che gli attacca nello spawn. Vediamo la partita. Vediamo, direi che la porta a casa la squadra azzurra. Vediamo con che percentuale. 81.1 a 7.1. Mi sa che è il nuovo record, ragazzi. Questo qui è il nuovo record delle nostre partite che abbiamo giocato insieme su Splatoon. E infatti sono crashati in due, Francesco e Fede. Quindi eravamo 4 contro 2. Perfetto, ragazzi, ultimo match di oggi. Facciamo che giocarne ancora uno, visto che prima praticamente sono crashate due persone. Siamo però 4 contro 3. Sarà durissima. Siamo nel campeggio Totan. Speriamo di riuscire a portarla a casa, ma sarà durissima, visto che siamo con un uomo in meno. Io vado subito in mezzo. Veloci come il vento, veloci come il vento. Attenzione che piovono già bombe gialle. Ok, ricoloriamo la zona. Io gliele lancio una di là. Praticamente gli ho restituito il favore. Ok, siamo riusciti a passare. Attenzione a non cadere in acqua. Bolla sbloccata. Ok, veloci come il vento. Attenzione al tornado giallo. Ok, l'abbiamo evitato per un soffio. Attenzione che c'è un cecchino. Pensavo non ce ne fossero. Pensavo non ce ne fossero, invece ce ne sono. Ok, bolla attivata. Prova a prendermi adesso. Ah, non mi spari, eh. Ok,
Ok, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Dai che lo prendo, dai che lo prendo, dai che lo prendo. È scappato e poi c'è stato il suo amico Destroyer con il rullo che mi ha spazzato via. Ok, niente da fare. Si riparte. Adesso stanno colorando tutta quella penisola là. Attenzione, altro razzo rosa. Ok. Purtroppo la bomba è finita in acqua. Dai che lo prendo, dai che lo prendo. Preso. Fantastico. Destroyer distrutto. Ok, io riparto all'attacco. Faccio andare dal mio compagno di squadra che si trova qua e li sta praticamente bloccando. Dai che li blocchiamo, visto che loro utilizzano sempre questa tattica quando giochiamo su questa mappa. Non li facciamo uscire da qua, non li facciamo uscire. Sono qua dietro, sono qua dietro. Non mi puoi prendere. Dai, dai che lo prendo. Perfetto, abbattuto di nuovo. Attenzione al cecchino. È lì dietro, è lì dietro. Dai, vieni avanti invece di star lì dietro. Vieni avanti. Su, ti sto aspettando. Ok, attenzione a non dare le spalle allo spawn. Eccolo, c'era di nuovo Destroyer. Dicevo, attenzione a non dare le spalle allo spawn giallo. Dai che per il momento dovremmo essere in vantaggio. Dai che li stiamo schiacciando. Incredibile, signori, incredibile. Mamma mia, ho attivato la bolla. Splattato di nuovo Destroyer, mamma mia. È la mia vittima preferita in questa partita. Dai che prendo anche il cecchino, fantastico. Ha battuto anche Supermanox. Ce n'è un altro qua che tenterà di prendermi. Infatti mi ha preso. Caspita, Leon mi ha preso, è tornato qua. Ci stavano schiacciando vicino alla nostra base. Ok, ricoloriamo tutta sta zona. Dai, 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 resistiamo, resistiamo. 25 secondi. È durissima, ma dobbiamo resistere. Dai ragazzi, facciamo gioco di squadra. Attenzione al cecchino. Facciamo un super salto. Ok, andiamo di nuovo a pressarli qua. O almeno rallentiamoli. Attenzione al rullo. Caspita, mi ha preso. Stavolta è riuscito ad abbattermi. Adesso stanno cercando di ricolorare tutta la zona. Non so se ce la fanno. Non so se ce la fanno perché mancano 0 secondi. Partita terminata. Vediamo, vediamo, vediamo. Dai che magari la portiamo a casa noi. Sarebbe una fantastica vittoria. 46 a 29. Giocavamo in 3. Incredibile, fantastico. Veramente un'ottima partita. Bel gioco di squadra. Beh, alla fine eravamo 3 contro 3 però, perché Splat Domi è crashato pure lui. Perfetto ragazzi, eccoci tornati nella piazza centrale di Coloropoli per i saluti finali. Fantastiche mischie mollusche. Mamma mia, questo ultimo match molto molto tirato, però siamo riusciti a portarlo a casa. Comunque dicevo, fantastiche mischie mollusche. Spero che tutti abbiate avuto l'opportunità, o almeno quelli che erano collegati, di giocare almeno un match con me. Ragazzi, prossimamente sul canale vedrete queste mischie mollusche, perché ve le pubblicherò in un video, come sempre. Come sempre, spero che vi siate divertiti. E come sempre, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Splatoon. Alla prossima, ragazzi!